Ciao a tutti, oggi proveremo una bellissima faimina, primo modello, la numero 570. Sono state sostituite le resistenze da 125 volt a 220 volt, sempre originali. È un bellissimo modello perché è il modello con gli incavi qui sulla base e non ha il rubinetto vapore, che era un optional a quel tempo, ma le due valvole di sicurezza. Ora maciniamo dei grani e proviamo a fare un caffè. Intanto la accendiamo, la mettiamo al massimo, è già al massimo, ok, e aspettiamo che sfiati la valvola. Maciniamo circa 12 grammi con il Ceado Life, è un ottimo macinino. Lo metto in manuale e una bilancia qui sotto e maciniamo circa 12 grammi. Devo vedere se riesco a fermarmi proprio a 12. Questo lo utilizzo per caffè specialty. Maciniamo. No, non ci credo. 12 esatti. Va bene. Al primo colpo si è fermato. Ottimo, perfetto. Ecco, come sentite, inizia la valvola di sfiato, ora la mettiamo sul minimo, così funzionano solo le resistenze da 200 watt, chiamate resistenze da mantenimento. La macchina comunque era già calda, quindi il portafiltro è caldo. Filtro e andiamo ad erogare il caffè. Possiamo fare una piccola preinfusione, basta alzare di qualche millimetro il pistone, quindi abbassare un po' la leva. Avendo il pistone doppio, si alza la parte interna e quindi fa una piccola preinfusione. E poi abbassiamo completamente la leva. Aspettiamo qualche istante che escono le prime gocce. Ecco. E la rilasciamo. Ecco, forse un po' veloce. Una macinatura un po' più fine sarebbe stata forse meglio. Se volete un caffè leggermente più lungo, non fate altro che aggiungere un po', dare un'altra pompata. Ecco, questo è il risultato, direi che è un ottimo risultato. Ora ve lo faccio vedere da vicino. Ecco qui, questa è la macchina. Molto bella. Cromature perfette, è veramente una chicca. Bene, grazie di aver visto anche questo video e buon caffè a tutti.